Allora, ventesimo giorno di guerra, domani 3 settimane dall'attacco di quel terribile 7 ottobre, primissima mattina, quando gli uomini di Hamas cominciarono a colpire in Israele. Le ultime notizie parlano ancora di queste incursioni, non solo dal cielo, da parte degli israeliani. Direi di sentire subito Paola Mascioli per le ultime da... proprio dalla linea del fronte, definiamola così, da Israele. Paola. Buongiorno Edgardo, buongiorno a tutti. Allora, ho un po' di cose da dire, a cominciare da quello che hai appena detto, e cioè incursioni, tipo quella che c'è stata ieri mattina di terra, che servono ad aprire la strada, più strade, visto che ce ne sono state diverse dall'inizio di tutta questa vicenda, per una eventuale invasione in grande forza, sempre via terra. Invasione via terra, operazioni terrestri che Bibi Netanyahu continua a dire ci saranno e ci saranno presto e l'esercito è pronto. In realtà al momento si vedono molte di queste operazioni, appunto, sia terrestri che dal cielo, e stanno continuando a colpire le basi operative di Hamas. Oddio, sappiamo che colpiscono non solo quelle e che il numero delle vittime a Gaza continua a crescere, però l'obiettivo è sempre lo stesso: distruggere le infrastrutture e i capi di Hamas. Questo è quello che appunto riguarda il fronte militare. Ieri in tarda sera il ministro della difesa Gallant ha autorizzato un nuovo sistema di difesa antiaerea, un sistema laser, si chiama Iron Bee, ne ha autorizzato i test e staremo a vedere che cosa sarà in grado di fare. Sappiamo che Iron Dome funziona bene e anche ieri sera ne abbiamo avuto la prova, perché c'è stato un massiccio attacco verso questa zona, anche verso Tel Aviv, e il sistema di difesa Iron Dome ha respinto tutti questi razzi. Un razzo di natura ancora sconosciuta invece ha colpito in Egitto, a Taba, che è una città che si trova a una settantina di chilometri dal confine con Gaza. Ancora non è chiaro chi l'abbia lanciato. Ci sono invece continui scambi di colpi tra nella zona del confine del Libano, appunto tra il Libano e Israele. Quindi, come vedete, la situazione è sparsa su più fronti. Anche a Jenin sono stati uccisi 3 uomini. La difesa israeliana li definisce 3 terroristi. No, al momento non ne so di più. Accadono cose poi per quello che riguarda il fronte ostaggi. Ieri ci sono state massicce manifestazioni, anche una voce arrabbiata si è levata contro Netanyahu. Queste persone, dopo 20 giorni, vogliono qualcosa di più del generico "li riporteremo a casa", anche se non sappiamo bene quando. Vogliono saperlo e soprattutto vogliono essere ricevuti dal primo ministro affinché dica loro che cosa intende fare per riportarli a casa. Ci sono delle voci che sono riprese dalla stampa locale israeliana che sostengono che ci sarebbe una contropartita ai qatarini, che stanno mediando. Sarebbe stato detto potrebbe esserci qualcosa in cambio, possibilmente il carburante, che è un elemento importante in tutta questa vicenda, perché come sappiamo al confine non entrano i camion con il carburante, perché Israele sostiene che Hamas ne ha in abbondanza e lo utilizza per lanciare e costruire ordigni bellici, non per la popolazione che invece è rimasta al buio. In Qatar poi sono accadute anche altre cose: sono stati condannati a morte 8 cittadini indiani. Si tratta di 8 persone, 8 ex ufficiali della Marina, che lavorano per una società locale che dà consulenze per l'acquisto di sottomarini. Il governo indiano si dice esterrefatto di questa condanna e il Ministero della Difesa ha fatto sapere che seguirà la vicenda fino alla fine. Poi un'altra cosa da aggiungere è che, dopo tutti gli attacchi che ci sono stati alle basi americane tra Iraq e Siria, 4 in Iraq e 7 in Siria, Biden ieri aveva detto la nostra risposta arriverà. Ebbene, è arrivata in Siria, c'è stato un attacco con i droni
in Siria e ci sono anche delle vittime. La Casa Bianca ha anche fatto sapere che continuerà a sostenere attivamente le attività umanitarie a favore della popolazione di Gaza che, appunto, come dicevo prima, è priva ormai di tutto, non solo del carburante ma dell'acqua, elemento fondamentale, in un luogo dove ormai ci sono milioni di persone ammassate. Ancora ieri Bibi Netanyahu ha detto agli abitanti di Gaza di lasciare il nord e spostarsi verso sud della linea. Un tempo, i primi giorni, era stata quel Wadi Gaza, che è un fiume che taglia più o meno in due la striscia. Aveva detto di spostarsi verso sud, ma verso sud ci sono anche luoghi come Khan Yunis che invece continuano ad essere bombardati. Questo per ora un po' il quadro che vi posso fare da qui, da Tel Aviv, dove mi trovo, e spero di essere stata abbastanza esaustiva. Molto comunque chiara, ci sarà Paola. Ancora molto da dire, Edoardo. Grazie, ci vediamo con il telegiornale delle 13.30. Vi presento i miei ospiti, Bruno Socillo, giornalista di lungo corso. Buongiorno, buongiorno Bruno. Poi vedo il professor Alessandro Campi, politologo, Università di Perugia. Buongiorno, professore. Buongiorno, un caro saluto. Jacopo Tondelli, il direttore degli Stati Generali. Buongiorno, Jacopo. Buongiorno, buongiorno. E poi c'è Umberto Di Giovannangeli. Buongiorno anche a te, anche l'Unità. Sì. Allora Bruno, la novità del giorno, a parte le cose che ci ha detto adesso Paola in questo scenario che si complica sempre ulteriormente perché missili americani, questo missile misterioso, razzo misterioso caduto in Egitto, insomma tante cose. La vera novità politica ieri è questa visita di Hamas a Mosca da Putin, dicendo che hanno apprezzato molto le posizioni russe, mentre nelle stesse ore proprio a Mosca c'era l'Iran. Un po' un triangolo che si chiude? Sì, è una novità molto interessante e anche abbastanza preoccupante, anche perché è una specie di come dire, stravolgimento di quelle che erano le alleanze. Cioè fino a ieri, anzi fino all'altro ieri, calcolando anche la Turchia, Israele aveva degli accordi molto consistenti anche di carattere geopolitico con la Turchia e aveva un ottimo rapporto con la Russia, anche perché nella Federazione Russa ci sono ancora moltissimi cittadini, certo, di religione israelita. E l'altro ieri Erdogan ha definito i combattenti di Hamas combattenti per la libertà e non terroristi davanti al Parlamento, e Putin ha ricevuto ufficialmente un rappresentante da Hamas. Ora, mentre quello della Turchia può essere comprensibile perché, come dire, buona parte per esempio dell'elettorato Erdogan è vicina al fondamentalismo islamico e quindi Erdogan poteva temere che ci fossero moti di piazza se la posizione turca fosse stata meno chiara. Meno chiara, poteva essere più sfumata. Nel caso della Russia è proprio invece, come dire, un cambiamento di tant'è vero che Israele ha protestato vivacemente per questa visita. Non credo che la Russia voglia mettere le mani più di tanto in questo pantano, visto che c'era già un altro di cui ormai non parliamo più, ma c'è anche la Siria, peraltro la Russia. E ecco, l'unica cosa della Russia che ha in Siria forze consistenti aeree e terrestri anche, ma soprattutto aeree, e quelle lì è una situazione particolare, perché se parte quella promessa dell'Iran di far attaccare tutte le milizie che più o meno finanzia tra Siria e Libano, i russi si potrebbero trovare tra la reazione non solo israeliana ma anche, come abbiamo visto, quella americana, e quindi diventa una situazione di potenziale pericolo. Io credo che gli americani in questo momento pensino soprattutto a proteggere le loro basi, per cui questo ritardo forse nell'azione di terra degli israeliani è dovuto al fatto che gli americani hanno chiesto tempo per mettere in sicurezza le loro basi. E lo hanno detto anche. Poi se vogliamo parliamo dell'operazione di terra. Ne parliamo tra un attimo. Io volevo capire da Umberto De Giovannangeli se, come dire, tutti questi segnali che continuiamo a mettere insieme
fanno pensare al famoso allargamento del conflitto, che è l'ipotesi peggiore, naturalmente, cioè che usciamo dall'area striscia di Gaza per andare sud del Libano e, perché no, coinvolgimento dell'Iran e forse chissà cos'altro. Sì, guarda, fammi dire innanzitutto una cosa, ne parlavamo prima di andare in onda. Quantità dal punto di vista dell'informazione non significa qualità. Noi facciamo paginate e paginate e non si capisce letteralmente nulla. Poi annualmente vengono sintetizzati. In che senso? Che cosa vuoi dire? Ti faccio un esempio. Abbiamo un importante giornale che tu hai fronte a te, il Corriere della Sera. I tank a Gaza uccisi due capi del terrore. Ora, tutti sanno, quelli che hanno un po' bazzicato quell'area, che i capi del terrore, cioè i capi di Hamas, stanno ovunque, meno che nella striscia di Gaza. Allora, invece di preoccuparsi tanto di quello che può essere la Russia o anche l'Iran, insomma, voglio dire, il capo politico di Hamas, il primo ministro di Hamas e capo dell'ufficio politico che io ho intervistato, per adesso uscirà il numero di Limes, Ismail Haniyeh, dov'è? In Qatar. E addirittura, per dire la contraddizione, Israele, che pure sa questa cosa, ha ringraziato il Qatar perché ha mediato la liberazione delle due anziane. Il Qatar gioca sui due tavoli. Gioca sui due tavoli. Il Qatar è quello che dà i soldi, a parte che si è comprata mezza Italia e non soltanto, quindi col Qatar non si capisce perché tu non alzi la voce. Anche la UEFA. Così è cambiato molte cose. Quello che ti voglio dire è che bisogna essere un po' più, cioè meno dozzinali. Cioè, io, per dirti anche un'altra cosa, cioè questo definire Hamas come l'ISIS, io capisco che dal punto di vista dell'impatto giornalistico, dal punto di vista sanguinolento ti può fare... Lo ha fatto Macron, però non è ma esattamente Hamas, un giornalista. Per chiunque lo conosca, infatti non è questo il problema, c'è un cortocircuito. Il problema è che a 8:30, da una tua collega Lilly Gruber, qualche giorno fa, una signora che io conosco, palestinese, che è lontano anni luce da Hamas, la signora Anan Shrawi, cristiana, laica, paladina dei diritti umani, della resistenza non violenta, portavoce della delegazione palestinese ai colloqui di Oslo e Washington, ha detto questa cosa: Israele vuole annientare Hamas? Beh, allora deve sapere che annientare Hamas significa annientare il 35-40% della popolazione palestinese. Per cui questo noi lo dobbiamo sapere. Ed era ottimista, perché forse è di più, visto che l'unica volta che si è votato i voti per Hamas sono stati più di quelli, più di quelli per Fatah. Voglio andare dal professor Campi. Per dire che, allora, questo succedeva a Mosca, un elemento di grande preoccupazione. Nel frattempo, a Bruxelles, l'Europa fatica a mettere insieme il documento di condanna, perché si deve lavorare sulle parole pausa, pause. Pausa vuol dire che non ci deve essere l'offensiva, pause, offensiva israeliana possibile, con diverse azioni. Umanitaria, quindi la giustificazione. Non sembra un po' che l'Europa in tutto questo poi si perda in questi giochi in questa, nella politica delle parole e poco in realtà in quella dei fatti? Ma guardi, in astratto non ci sarebbe nulla di male, perché la diplomazia è fatta di parole e utilizzare la parola sbagliata chiaramente poi può avere... Certo. Ripercussioni molto grandi. Il discorso di Guterres l'altro giorno al Consiglio di sicurezza dell'ONU è un discorso in cui probabilmente si sono utilizzate ad un altissimo livello istituzionale parole, diciamo, poco meditate o poco opportune, oppure meditate, quindi volute, ma con le conseguenze che abbiamo visto. Quindi, ripeto, non ci sarebbe nulla di strano. Nel caso dell'Europa temo che non sia soltanto un problema di scesello linguistico, ci sia dietro una sorta di impotenza, difficoltà politica, storica, tant'è che in questo momento di quello che l'Europa può, vuole o intende fare interessa veramente pochissimo agli altri attori che sono in campo. Si è ripetuto un copione che abbiamo già visto, la visita per esempio dell'altro giorno in Medio Oriente del presidente francese ha riproposto lo stesso schema che abbiamo visto quando è scoppiata la guerra russo-ucraina. Ancora una volta c'è stato l'attivismo di singoli, che però appunto poi rimane molto velleitario, perché se non hai un mandato politico a nome di una vasta comunità diventa semplicemente un'azione, diciamo, propagandistica che non produce nulla. È un problema antico che si ripropone, quindi insomma, francamente
non vedo vie d'uscita. Lo approfondiamo. Aggiungo un'altra cosa, però. Prego. Scusa, volevo aggiungere una cosa, che però l'Europa, oltre che un problema politico con l'Unione, ho l'impressione che abbia un problema culturale, che poi diventa anche politico, a livello delle sue opinioni pubbliche, perché una cosa di cui io mi preoccuperei moltissimo rispetto a questa vicenda è questo, insomma, rigurgito che c'è stato di simpatie mal riposte, lo metto così. Anche a me non piace questo gioco di definizione, sono terroristi, insorgenti, poi ovviamente dipende dai punti di vista. Ma quello che si è sentito in questi giorni, anche da ambienti intellettuali nei confronti di Hamas contro Israele, alcune mobilitazioni che ci sono state, fanno capire che perlomeno ci sia grandissima confusione, non soltanto nel mondo studentesco, e potrebbe persino passare, ma per esempio nel mondo intellettuale. Il fatto che, diciamo, molti intellettuali progressisti israeliani abbiano sentito il dovere, diciamo, di rimproverare pubblicamente i loro colleghi europei, sempre molto attivi quando si tratta di mobilitarsi per grandi cause, che sono stati incapaci di dire alcunché di sensato, di ragionevole, di equo su questa vicenda, preoccupa moltissimo. Quindi l'Europa, diciamo, ha due problemi, uno politico-istituzionale e uno politico-culturale, perché continuano a serpeggiare queste correnti di simpatia ideologica nei confronti di movimenti che non lo meritano assolutamente. Hamas sicuramente rappresenta un pezzo importante del popolo palestinese. Si sbaglia forse a liquidarla tout court come un'organizzazione terroristica, però è sostanzialmente un'organizzazione politica che ha scelto una via terroristica. Questo almeno penso si possa dire senza essere accusati di far propaganda. Questo naturalmente è un grande problema. Tu non puoi esprimere simpatie per quei metodi, che poi oltretutto non sono assolutamente risolutivi. Se questo era il modo per attirare l'attenzione sulla causa palestinese, perché anche questo si è detto, penso che sia stato il modo peggiore che Hamas potesse scegliere. E sentire queste parole mi ricorda il dibattito sull'Achille Lauro, qui forse solo Jacopo Tondelli non lo ricorda, quando Craxi citò Mazzini, c'era la polemica con i repubblicani per il caso Achille Lauro, Lion Klinghoffer, l'ebreo ucciso spingendolo con la carrozzina giù. Insomma, ricorda esattamente queste cose, professore. Però una cosa è sicura, non so, qualcheduno, non è il mio. Scusi, io l'ho silenziato. Eccoci. Una cosa è sicura, il 7 ottobre è un turning point della storia lì in Medio Oriente, perché nulla sarà più come prima a questo punto, questo è evidente, non si torna indietro. Dopo ci sarà un dopo ancora tutto da scrivere. A chi l'hai chiesto? A Tondelli, che forse non aveva inteso. No, io fermo il fatto che non sapevo la storia dell'Achille Lauro e della citazione marginiana di Craxi. In effetti non me la ricordo, ma poi l'ho ripresa nel tempo. Ma di sicuro è un turning point, anche se, va detto, diciamo, siamo abituati nel tempo a segnare sul calendario dei sicuri turning point che poi non lo sono. Questo lo, diciamo, è però. Sì. No, arrivo, non ti preoccupare, non ti sto contraddicendo. No, figurati, puoi benissimo, io sono un semplice conduttore. Sono d'accordo, lo penso, l'ho detto, l'ho scritto subito, per una serie di ragioni che poi sono anche quelle che hanno attraversato gli interventi dei colleghi del professor Campi prima del mio. Tuttavia noi non sappiamo adesso davvero come si consoliderà questa nuova anormalità che di cui non conosciamo i contorni. Ti faccio un esempio: nel 2005 sia io che De Giovannangeli, io e altre migliaia di giornalisti in tutto il mondo eravamo ai bordi della striscia di Gaza, perché Sharon stava sgomberando 8.000-9.000 coloni, insomma, che là vivevano, e si diceva che quello era un turning point che avrebbe segnato un prima e un dopo completamente diversi, ed era naturalmente in parte molto vero, perché tecnicamente la fine della colonizzazione di Gaza, che era una colonizzazione molto marginale rispetto a quella della Cisgiordania e del West Bank dal punto di vista quantitativo, avrebbe dato a Gaza la sua autonomia. Ora, questo oltre a non essersi dimostrato vero, nel senso che 6 confini su 7 hanno continuato a essere controllati integralmente
dalle autorità israeliane e il settimo dall'autorità egiziana, con non maggior flessibilità nei confronti della popolazione di Gaza. Questa cosa, oltre a non aver cambiato niente, ha realizzato a brevissimo l'egemonia di Hamas, di cui oggi stiamo ancora parlando e portiamo i lunghi frutti. Questo stesso elemento è stato decisivo probabilmente nel passaggio storico che ha portato l'ANP a un ulteriore indebolimento, perché quel ritiro è stato fatto in maniera del tutto unilaterale da parte di Sharon e dell'esercito e delle autorità politiche di controllo israeliane, e ha portato, tra le sue conseguenze ultime di lungo periodo, dirette o indirette, il fatto che per esempio in tutta la Palestina non si voti da più di 15 anni, non si vota da più di 15 anni neanche in Cisgiordania, perché probabilmente anche là le possibilità che vinca Hamas, anche nella Betlemme cristiana e dintorni, sono cresciute e di tanto. Perché ho fatto questa digressione? Per dire che è vero che questo è un turning point, tra l'altro se è un turning point non capisco come possa non esserlo per Bibi Netanyahu, che finalmente dopo 15 giorni ci ha detto che anche lui ha delle responsabilità di omesso controllo, e voglio pure vedere, nel senso che se è vero che erano 2 anni che questo attacco veniva preparato, fa piuttosto impressione, diciamocelo pure, che Netanyahu sia ancora al suo posto. Dal punto di vista politico poi è chiaro che c'è una situazione di emergenza, di risposta militare che necessariamente deve esserci, anche questo non possiamo dimenticarlo, ma che sia Netanyahu quello più adatto a gestirla, dopo che un paese fondato sulla sicurezza e una leadership, la sua, fondata sull'asserto con me mai nessuna guerra contro Israele, questo è quello che Netanyahu dice a ogni campagna elettorale dal 1996 in poi, ecco, ha subito il più grave attacco terroristico unitario della storia del paese, evidentemente non può non essere un elemento del turning point che citi. Questo per dire che di sicuro è un turning point, quale, come si consoliderà, lo vedremo solo vivendo. Qui tutti vogliono replicare su questo, io mi devo fermare, ho la pubblicità. Le 8:29, a Bruno Sicilio, abbiamo cominciato a mettere i piedi nel piatto nella grande questione, che è quella del dopo, perché adesso noi siamo nel pieno pantano di questa guerra, non sapendo se e quando ci sarà il vero attacco di terra, oppure se ci saranno tanti attacchi di questo tipo, perché potrebbe essere questa la strategia israeliana. Il vero problema è che bisogna cominciare, facendo una guerra o comunque vivendo questo momento, a progettare il dopo. Quale può essere il dopo? Qualcuno scrive oggi che Stati Uniti e Europa pensano a un rafforzamento dell'autorità nazionale palestinese. Sì, l'autorità senza autorità per il momento. Cioè, il problema è quello. La leadership dell'autorità palestinese è molto indebolita e anche un po' squalificata, visto anche gli scandali che ci sono stati. Poi tutto dipende da quello che succede sull'operazione di terra. Allora, personalmente io credo che Israele continuerà con azioni mirate, soprattutto per capire se riesce a individuare dove sono quantomeno un gruppo consistente di ostaggi, e che poi la strategia sarà quella di creare una fascia di sicurezza, quindi riducendo ancora di più l'area in mano ai palestinesi di Gaza e blindandola completamente. Questo sul dopo avrà degli effetti inimmaginabili, perché se quello che ha detto Netanyahu, che comunque vadano, quel confine ormai sarà blindato, chiuso, non passerà più nessuno. Per la popolazione di Gaza l'unica via di comunicazione è il valico di Rafah con l'Egitto. Egitto che vede la possibilità di una presenza di palestinesi nel suo territorio come la sabbia nelle mutande, scusate il termine un poco ortodosso. L'immagine però rende. Perché insomma, Hamas è una filiazione ai Fratelli Musulmani, al-Sisi li ha bastonati e tolti dal potere, e quindi certo la presenza di
una popolazione nella quale c'è un 30%, 35%, come diceva Anana Sharawi, di fiancheggiatori di Hamas, certo diciamo sostenitori, via. Sostenitori di Hamas. Poi sul discorso se Hamas è terrorismo o non è terrorismo, è discorso dell'ETA, dell'IRA. Cioè erano sia l'ETA che l'IRA erano dei partiti politici, delle forze politiche, che poi avevano un braccio armato, un'ala militare che però compieva azioni terroristiche. Quindi voglio dire, quelli che fanno azioni terroristiche si chiamano terroristi. Che poi Hamas abbia anche un braccio politico nulla non impedisce di definire terroristi quelli che fanno, quando quel braccio politico ordina al braccio armato, certo, di fare determinate cose. Intanto saluto Agnese Pini, la direttrice del Quotidiano Nazionale, la lascio ambientare un attimo e passo da Umberto. Umberto, ma quell'immagine dell'altro giorno, quella foto che veniva da Beirut di Hamas con Jihad ed Hezbollah sotto le foto di Khamenei e Khomeini, però è l'immagine forse più inquietante di tutto quello che è accaduto dal 7 di ottobre. Guarda, per quanto riguarda Hezbollah, perché non è intervenuto pesantemente in questo conflitto? Perché Hezbollah è la carta d'assicurazione per l'Iran. Cioè Hezbollah interviene soltanto nel momento in cui dovesse essere preso di mira in qualche modo l'Iran. Per cui ci saranno scaramucce, ci sarà qualche lancio di missili, anche perché ci sono fazioni incontrollate, anche palestinesi. Quindi da questo punto di vista il legame più solido e stretto è quello tra Teheran e Nasrallah. Quindi da questo punto di vista, fino a quando non sarà preso di petto l'Iran, il fronte nord più o meno terrà. Per quanto riguarda invece il dopo, che significa avere una figura politica, un progetto intanto, avere un nome, innanzitutto, certo, che non può essere, allora il nome c'è e sta nelle carceri israeliane. Il nome è Marwan Barghouti. Marwan Barghouti è l'unico leader palestinese che può avere l'autorevolezza interna per poter costruire un'alternativa vera ad Hamas. E quindi è una carta che prima o poi, se tu vuoi veramente rafforzare una leadership, che non può essere quella di Abu Mazen, ormai Abu Mazen ha più di 80 anni, è moribondo dal punto di vista fisico e non soltanto dal punto di vista politico, quel personaggio c'è. Il problema è capire se si vuole giocare questa carta. Se Israele, intendo, perché Israele, prima di tutto è Israele che deve... Se Israele che deve... certo. Israele e quelli che sono a potere insieme nell'autorità palestinese, perché certo, è chiaro, perché quelli, che certo, un cambio totale, e non c'è leader, tempo, certo. È certo, giustamente. Agnese Pini, e poi c'è il personaggio Erdogan, che è un personaggio centrale in tutte le storie che riguardano gli ultimi 15 anni nel Mediterraneo. Vicenda Siria, vicenda Libia, vicenda migranti, ora vicenda Medio Oriente, e poi è entrato anche nell'altra grandissima partita, quella della guerra in Ucraina e l'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO. Quindi è un personaggio centralissimo per tutte le vicende di politiche, geopolitiche degli ultimi anni, ed è un giocatore molto spregiudicato. Infatti la cosa, diciamo, paradossale, ambigua e pericolosa è che Erdogan si pone, come raccontavi tu, in maniera assolutamente centrale rispetto a tutte le partite, anche diplomatiche, quindi belliche e diplomatiche, degli ultimi 15 anni su più fronti, su teatri, ma gioca sempre una parte doppia. Il caso, certo, Medio Orientale è emblematico. Erdogan negli ultimi anni, quindi non è una cosa che parte da ieri, ma va abbastanza indietro nel tempo, ha continuato da un lato a finanziare Hamas, e dall'altro a porsi come partner leale nei confronti di Israele. È riuscito a farlo con una spregiudicatezza poco comprensibile, tra l'altro, per le logiche, le dinamiche politico-diplomatiche occidentali. L'Occidente infatti resta sempre un po' spiazzato di fronte a Erdogan, perché non ragioniamo col suo stesso metro di misura, ma con questa politica appunto assolutamente
spregiudicata, perché ci vuole spregiudicatezza per riuscire appunto nel corso degli anni a prestare la stessa attenzione, la stessa mano, offrire la stessa mano più o meno con modalità diverse, canali differenti, per Hamas un canale più economico e ovviamente con Israele un canale invece politico. Ecco, riuscendo, usando questa tecnica, direi abbastanza consolidata, è riuscito a restare protagonista e attore appunto diplomatico, perché anche in questo caso è quello che l'uscita Tranchant di poche ore fa, di 48 ore fa, in cui ha fatto una sorta di coming out più esplicito, sì, appoggiando Hamas in maniera esplicita, in realtà di nuovo ci ha colto di sorpresa, ci ha stupito, ha levato inevitabilmente un coro di proteste e di sorpresa da parte di tutti i più importanti attori, partner internazionali che partecipano inevitabilmente alla questione medio orientale. In realtà di nuovo ci ha colto solo apparentemente in fallo, perché va in scia e va in linea con una strategia che Erdogan applica serenamente e in modo indisturbato, anche in questo caso l'Occidente deve interrogarsi, da svariati anni. Erdogan ha tutto questo potere perché si muove in questo modo, ma anche perché l'Occidente glielo ha sempre puntualmente concesso. Dai migranti, tiriamo assolutamente è stato centrale nelle nostre politiche per i migranti e per certi versi lo è ancora. Professor Campi, una democrazia semi-autoritaria come quella turca è un problema perché non entrerà più nell'Unione Europea? Questo è abbastanza evidente, la domanda oramai è accantonata, tra le pratiche accantonate, però il ruolo centrale della Turchia resta e questo è un problema. Il resto sono tutti paesi democratici nelle altre organizzazioni. Ma guardi, il caso della Turchia è interessante perché ci pone di fronte a un problema che noi rimuoviamo in continuazione, cioè l'idea che tutti ragionino utilizzando le medesime categorie che poi sarebbero le nostre, quelle diciamo dei paesi occidentali, e quando gli altri attori non occidentali non lo fanno ci sorprendiamo, no? Come se fosse una cosa strana. Allora, la Turchia cosa sta facendo? Al di là della spregiudicatezza personale, dice lei? No, non è che siamo noi, è che ci sono proprio sistemi di valore da un lato, ma anche poi disegni politico-storici e geopolitici. Che non funziona. E naturalmente anche interessi che non sempre coincidono. Allora, nel caso della Turchia, dicevo, al di là della spregiudicatezza di Erdogan, al di là del fatto che come tutti i paesi arabi, la Turchia non lo è, cioè, però fa parte della grande cunea islamica, debbono fare i conti con opinioni pubbliche che sono pesantemente schierate in senso israeliano, c'è una terza cosa, secondo me ancora più interessante, che lui da quando ha preso il potere sta perseguendo un suo disegno geopolitico. Per quello che posso sapere, Erdogan ha in testa l'idea, come molte potenze diciamo, frustrate, la Turchia lo è per ragioni storiche, ha in testa di ricostituire come dire, la vecchia sfera di influenza dell'impero ottomano sostanzialmente. Questo è un disegno di politica estera che è stato peraltro esplicitamente teorizzato da antichi consiglieri di Erdogan, questo suo mitico ministro degli esteri poi sparito dalla scena, che si chiamava Davutoglu, l'idea della profondità strategica lui la chiamava, cioè la Turchia che in qualche maniera ripenetra in quelle che sono le vecchie aree di influenza storica dell'impero ottomano, c'è la grande questione dei paesi turcofoni, dice anche una koiné che non è soltanto religiosa ma anche linguistica. Se andiamo a vedere le mosse di Erdogan, lui sta facendo esattamente questo, poi chiaramente sfruttando le contingenze che volta a volta gli sono presentate, ma lui ha un suo disegno geopolitico all'interno del quale l'Europa è veramente l'ultimo dei problemi. Noi per anni abbiamo pensato che il grande obiettivo strategico della Turchia fosse entrare in Europa, abbiamo scoperto a distanza di anni che il grande obiettivo strategico della Turchia era starsene fuori dall'Europa, restare nella NATO casomai, ma è una cosa ovviamente diversa, e poi inseguire questo suo disegno che l'ha portato a penetrare commercialmente nel corno d'Africa, a proporsi come mediatore, quindi come grande potenza regionale in tutte le crisi che si sono aperte
in questi anni, lo abbiamo visto appunto di recente con la Russia, adesso con la questione palestinese, e poi a provare a proporsi come interlocutore, mediatore nei confronti dell'Europa, ma da posizioni di forza, non sulla base di partenariati. Certo. La vicenda degli immigrati da questo punto di vista è assolutamente esemplare. Forse dovremmo, come dire, fare il grande sforzo, quando ragioniamo dei nostri interlocutori, di pensare quello che loro pensano effettivamente, non di quello che dovrebbero pensare secondo le nostre coordinate. È un'operazione mentale complicata, ma se la facessimo, forse anche politicamente ne ricaveremmo un grande beneficio. Posso dire una cosa? Rapido? Sì, rapido, sono totalmente d'accordo, e vorrei che anche eliminassimo come categoria di pensiero in Occidente il concetto di paesi arabi, islamici, scusate, moderati. È un concetto filosofico che nulla ha a che vedere con la realtà. La realtà, come ci ha spiegato adesso il professor Campi, ogni paese persegue i suoi interessi e quindi è moderato o estremista a seconda del momento. È perfetto, allora prendo la palla al balzo, Jacopo Tondelli, perché in realtà gli obiettivi politici di Hamas erano due e probabilmente entrambi raggiunti. Il primo, dimostrare che Israele non è un paese sicuro, e sono riusciti con le stragi, il kibbutz e il Rave Party hanno dimostrato questo, volevano dimostrare questo agli israeliani, e dall'altra parte riaccendere in qualche maniera la jihad nei popoli dei paesi arabi. Non presso i governi, perché alcuni hanno i patti di Abramo e cominciavano a dialogare con Israele. Quindi entrambi gli obiettivi politici sono stati raggiunti. Sì, beh, diciamo che poi l'obiettivo politico, in realtà, visto il riferimento, era chiaramente un obiettivo primario, era bombardare il patto, l'ipotesi di patto tra Sauditi e Israele. Futuro, no? Futuribile ancora. Futuribile, beh sì, futuribile, che però camminava insomma abbastanza spedito, ed è chiaro che, diciamo, la reazione israeliana sarebbe stata sicuramente veemente, violenta, tra l'altro appunto probabilmente una parte importante di questa reazione deve ancora arrivare, arriverà. Ed è chiaro che il primario obiettivo dal punto di vista della coscienza geopolitica nel mondo arabo-islamico era quello di far dire: ma davvero voi, la capitale naturale dell'Islam mondiale che ha al suo interno la Mecca e la Medina, davvero la corona saudita può parlare con questi, vuole stringere un patto di riconoscimento con questi? E essendo Hamas, diciamo, una longa manus dal punto di vista geopolitico dell'Iran, cioè del primario storico nemico all'interno dell'islamico dell'Arabia Saudita, è chiaro che questo era un obiettivo probabilmente raggiunto, peraltro in un momento complicato per tutti, perché comunque l'anno prossimo si vota in America, negli Stati Uniti. Biden vota in Europa, diciamo, il Parlamento. Come? Ci sono le elezioni europee. E poi ci sono le elezioni europee. Credo che onestamente non siano altrettanto importanti. Per loro no, per loro no, sì, certo. Ha spiegato il professor Campi prima all'inizio. Ma per gli europei quello sì. Che non può esistere prima non inizia ad esistere nell'emergenza. Diciamo che la politica estera comune dell'Europa non può iniziare ad esistere adesso di colpo, e tutto sommato aspettarselo è auspicabile quanto ragionevolmente ingenuo. Però questo è il momento in cui siamo, e devo dire la centralità ancora innegabile degli Stati Uniti in tutto questo. Si continua a parlare, e giustamente, di tramonto dell'egemonia americana, e tuttavia se oggi ancora non è iniziata l'invasione di terra, se anzi facciamoci caso si è iniziato a parlare da invasione, ci si è spostati a incursione. E non lo sappiamo, diciamo, perché Israele continua a ripetere che l'operazione ci sarà. Vi posso chiedere... uno sforzo di un intervento da un minuto per rispondere a una domanda. Serve l'invasione di Gaza? Perché in una guerra asimmetrica generalmente chi ci rimette è lo Stato rispetto ai terroristi. Rapidissimo. Assolutamente sì. Soprattutto se qualcuno c'è stato a Gaza, io ci sono stato diverse volte, ti rendi conto che dal punto di vista della tecnica della guerriglia è una trappola.
E quindi l'obiettivo di Hamas è far entrare Israele dentro la trappola di Gaza, che è una trappola militare ma anche una trappola di gestione, perché poi anche quello che si diceva prima, ma ce li devi mantenere poi i soldati, è uno sforzo economico. Si parlava di fine dicembre, fino a fine dicembre, no, gli ufficiali israeliani dicevano questo. Bruno? Secondo me, ti ripeto quello che ho detto prima, Israele il piano non è quello di entrare a Gaza City e fare un'altra Stalingrado, insomma, come casa per casa, entrare nei tunnel, no? Ma creare una fascia, o Fallujah, una fascia di sicurezza che allontani dal, diciamo, dalla zona abitata da israeliani la minaccia di incursioni terroristiche, quindi anche distrugga i tunnel che ci sono in quella parte lì, ma non certo un ingresso in forze di fanterie che combattono casa per casa, perché oltretutto Israele non si può permettere né di tanti morti né di tenere in armi 350.000 uomini che sono è la forza lavoro del paese, certo. E anche quelli che sono venuti dall'estero come italiani anche, che sono come riservisti, e quindi non è che possono stare lì 2 anni, 3 anni, insomma, no. Agnese Pini, è una trappola? Invadere Gaza, che è una cosa che tra l'altro i falchi di Israele vogliono disperatamente, molto più di quanto anche noi qui non ci rendiamo conto. Avrebbe tre problemi. Prego. Mi sentite? Sì, sì, benissimo. Avrebbe tre problemi enormi. Il primo riguarda gli ostaggi, il secondo riguarda il disastro umanitario a Gaza, che allontanerebbe ancora di più l'opinione internazionale, già sentiamo friabile purtroppo nei confronti di Israele. Il terzo punto è militare, come dicevate prima in studio, non si sa quanto potrebbe durare un'operazione così difficile, molto più difficile di quanto non venga annunciato nelle aspettative del cui ora, e soprattutto potrebbe scatenare una reazione internazionale di risposta bellica, anche qui ancora imprevedibile, dagli Hezbollah all'Iran, insomma, quindi ci sono 4 profili di rischio che sono enormi. Dicevate, gli Stati Uniti stanno facendo in questo senso la vera operazione di freno rispetto a Israele, e ci stanno un po' riuscendo, ma parte dell'opinione pubblica, parte dei generali, parte dei falchi del partito di Netanyahu spingono assolutamente per questa azione, che è anche un po' una vendetta e un segnale nei confronti dell'opinione pubblica dopo i fatti del 7 ottobre. Professor Campi. Ma guardi, noi abbiamo visto troppi film, l'impressione, perché sono giorni che diamo consigli non richiesti a Israele, tipo appunto l'idea che debba o possa o che stia per farlo invadere la striscia di Gaza. Insomma, un attentato che è stato preparato nell'arco di 2 anni, come si dice, ma insomma, evidentemente in questi 2 anni ci si è anche preparati ad un'eventuale resistenza in caso di invasione. Gli israeliani lo sanno benissimo, quindi al di là delle pressioni statunitensi c'è una ragione militare che frena Israele, ammesso che poi entrare in forma massiccia all'interno di Gaza sia un obiettivo politico che porti qualcosa. Probabilmente appunto creare una striscia di sicurezza è già qualcosa di diverso, che richiede una penetrazione ma non richiede un'invasione, anche perché poi se invadi ne nascono problemi logistici spaventosi, ma anche un problema politico che riguarda poi l'amministrazione stessa di quei territori. Quindi io credo che Israele tutte queste cose le sappia benissimo. Aggiungo un piccolo particolare a proposito di relativismo culturale. Per quanto possano essere considerati cattivi gli israeliani dall'opinione pubblica, secondo me hanno, come dire, una cultura della guerra, cioè un'idea dell'uso della violenza che si basa su un principio di economicità, nel senso che poi c'è un'idea di rispetto e salvaguardia della vita umana che non coincide esattamente con chi invece dall'altra parte coltiva l'idea del martirio, quindi come del premio, sacrificio personale a qualunque costo, addirittura come premio nell'aldilà. Sono differenze che contano moltissimo. Perché Israele è così attenta alla questione
degli ostaggi. In una logica di realismo cinico, alla fine, se devi vincere una grande battaglia, puoi anche sacrificare 200 civili. Israele non lo farà mai. Voi ricordate che insomma, Israele è stata disposta a mandare via dalle sue carceri migliaia di combattenti palestinesi per avere indietro 1500, un solo soldato. Sì. Perché? Perché nella cultura di quel paese evidentemente questa cosa conta moltissimo. Quindi tu non mandi i tuoi uomini al massacro semplicemente per obbedire ad una vendetta che, se fosse stato quello l'obiettivo, si sarebbe peraltro consumata a caldo. Quindi evidentemente quella fase è stata fortunatamente superata e sono subentrate logiche, diciamo, di tipo più politico. Quindi una maggiore razionalità. Jacopo Tondelli. Sì, concordo. Concordo assolutamente, soprattutto con, diciamo, con l'ultimo passaggio. Ora è chiaro però che questo tema dei sondaggi, no? degli ostaggi, è comunque al centro del dibattito anche all'interno della società israeliana. Io ho intervistato a caldo, pochi giorni dopo gli eventi, ho intervistato Tom Segev, che è un noto storico israeliano, diciamo progressista, dell'area pacifista, e lui diceva, ad esempio, che noi dovremmo parlare solo degli ostaggi, diceva. La verità è che nel dibattito attuale, ed erano i primi giorni, si sta solo parlando di come rispondere militarmente, invece l'unica nostra preoccupazione dovrebbe essere quella. E ovviamente lo è diventata molto più centrale, e però è assolutamente al centro anche di tutte le strategie prossime e future, compreso il fatto che, diciamo, questi sono tantissimi. Il rilascio dei prigionieri in questa situazione, in questo caso, parlo dei prigionieri palestinesi, dovrebbe essere negoziato sostanzialmente con Hamas subito dopo, non il rapimento di un soldato, ma il massacro di circa 1000 civili, il massacro e il rapimento di 1000 civili. Tra l'altro, per fare le proporzioni, quando noi parliamo di 1000 civili in Israele, no? È come se parlassimo di un attentato terroristico che colpisce 8.000 civili italiani, 8.000, 9.000 civili italiani. No? Queste sono le proporzioni. Altrettanto, evidentemente, 5.000 morti a Gaza sono 100.000 morti in Italia, circa, nelle proporzioni della percezione. Quindi siamo di fronte a un momento di enorme impatto sulle due società. Ecco, è in questo momento di enorme impatto sulle due società che le due società devono trovare un modo di parlarsi. Non è facile. C'è il break, mi fermo, ci sono delle notizie importanti, fra poco. Allora, 8:59, Bruno Socillo, 10 minuti per fare un ultimo giro, poi andiamo a parlare di manovra un po'. L'ONU si è dimostrato totalmente impotente. Al Palazzo di Vetro o liti fra il segretario generale Guterres e l'ambasciatore israeliano o veti reciproci. Non solo, ma c'è il rischio che l'UNIFIL si ritiri dal Libano del Sud, quindi una debacle totale. E questo è il problema che poi, se permetti, venendo ai fatti più vicini di casa nostra e quindi all'Europa, è questa debolezza che c'è in Occidente, soprattutto in paesi, vedi la Francia, vedi la Germania e in parte anche l'Italia, di minoranze musulmane, soprattutto nel caso della Francia e della Germania, quella turca, molto consistenti, per cui si ha paura a avere posizioni troppo marcate. E questo è un altro risultato ottenuto da Hamas e dal terrorismo, o se volete della guerra ibrida palestinese. Cioè il fatto che i paesi dell'Occidente, molti paesi dell'Occidente, subiscono un ricatto, come dire, morale e politico, perché hanno all'interno dei loro cittadini consistenti gruppi islamici di pressione, molti dei quali, come le abbiamo visto nelle piazze, considerano Hamas combattenti per la libertà e quindi legittimi rappresentanti della Palestina.
Questo è un problema, cioè un'altra cosa della debolezza, cosa è della debolezza dell'Europa in questo senso, perché è chiaro che questo problema è molto più sentito da alcuni paesi e molto meno sentito da altri. Agnese Pini, oggi manifestazione organizzata dai Comitati per la Pace, ci sarà il Movimento 5 Stelle, quelli del PD solo a titolo personale? La Schlein a titolo personale. Sì, è un problema politico o è un problema di che cosa? Un problema, mi ricollego a quanto si diceva poco fa in studio, di un'ambiguità di fondo che c'è comunque in certe parti della politica, anche di casa nostra, nell'incapacità o nell'impossibilità o nell'imbarazzo, perché poi quello che vediamo, no, nelle manifestazioni con il Partito Democratico, ci si va a titolo personale, e chiaramente c'è un imbarazzo di fondo, no, nel posizionarsi, che però ci racconta che ci sono sensibilità e divisioni profonde e un po' preoccupanti, perché avere posizioni ambigue nei confronti di Hamas o anche, anzi soprattutto di Israele, perché in questo caso le posizioni ambigue nessuno si, almeno nella politica, nei partiti italiani, voglio dire, si permette di appoggiare Hamas, ma c'è un'ambiguità nei confronti di Israele, molto forte, storica, radicata, ma è qualcosa, un atteggiamento, una posizione che si pone in maniera assolutamente contrastante rispetto a quelli che sono gli equilibri, i piani e i patti all'interno del cui l'Italia si trova, dall'Unione Europea alla NATO. Non è dissimile a quella che abbiamo assistito e in parte continuiamo ad assistere, anche se poi la guerra in Ucraina è passata nelle seconde fila dell'interesse pubblico, ma è qualcosa di molto simile a tutti quei distinguo, quelle ambiguità, quelle prudenze e quindi quegli imbarazzi che arrivano alcuni esponenti politici quando parliamo di Ucraina e di Russia, in cui appunto nessuno, come nel caso di Hamas, dice apertamente che sta da parte di Putin e della Russia, e ci mancherebbe altro, ma poi pone l'accento su tutta una serie di distinguo, in questi casi pericoloso. Quello che dice Gutierrez rispetto, per esempio, alle origini storiche dei problemi che adesso innescano da decenni una permanente crisi in Medio Oriente, non è una valutazione sbagliata, storicamente è ineccepibile, voglio dire, non si sta inventando nulla, è qualcosa che conosciamo e sappiamo perfettamente, ma fare quel discorso in quella sede, in quel contesto e con quell'uditorio chiaramente apre una porta, una giustificazione morale, diciamo così, più o meno esplicita a quanto accaduto il 7 ottobre. Quindi il tema che poi pone in discussione anche la politica di casa nostra è che nessuno vuole falsare la storia, che lì ci siano i problemi, atavici, consapevolezza comune a tutti. Fare adesso questi distinguo è molto pericoloso. Professor Campi. È molto ambiguo e quindi anche imbarazzante. Professor Campi, però questa è una faglia, quella essere filo palestinesi o filo ebraici, è una faglia che attraversa trasversalmente i due campi, sia la sinistra che la destra. È difficilissimo distinguere, no? Ci sono tifosi, chiamiamoli così, sostenitori di una causa e dell'altra nei due campi. Sì, però spesso sulla base, diciamo, di posizionamenti ideologici che poi hanno poco a che fare con la causa in sé, che invece hanno a che fare molto con, diciamo, le ideologie nelle quali uno si riconosce. Questo vale a destra, dove naturalmente ci sono i filo-sionisti e gli antisionisti o i filo-palestinesi, ma a maggior ragione vale a sinistra. Però appunto è una logica di schieramento che poi tra l'altro serve pochissimo a capire quello che sta accadendo in quei paesi e soprattutto non prospetta nessun tipo di soluzione, semmai aumenta la confusione. Sul tema dell'Europa, se posso aggiungere una cosa, che è un tema molto interessante, tra le tante debolezze ce n'è una molto, diciamo, prosaica, che ha a che fare con, diciamo, la nostra fragilità dal punto di vista, in questa fase storica, economico-energetica. Noi abbiamo fatto una fatica enorme per riposizionarci sul piano degli approvvigionamenti energetici dopo lo scoppio della guerra, diciamo, nell'est e nell'est Europa. Noi intendo l'Italia, ma anche molti altri paesi europei. E abbiamo stretto una serie di accordi con paesi che sono sostanzialmente paesi della fascia arabo-mediterranea, grandi fornitori di gas e di petrolio. E quindi questo, per esempio, è uno dei motivi che ci costringe ad una prudenza
che poi naturalmente confligge con il nostro sistema dei valori, perché noi appunto siamo in questa tenaglia. I valori ci dicono libertà, democrazia, che noi siamo dalla parte di Israele, perché lo riconosciamo come pezzo integrante del nostro modo di vedere il mondo, per quanto sbagliato lo si voglia considerare. Però gli interessi ci dicono una cosa totalmente diversa. Faccio un esempio di un conflitto sul quale nessuno ha interesse in questo momento ad accendere i riflettori, è un problema che è tutto nostro italiano. Nei giorni scorsi ci sono state manovre al confine dell'Armenia congiunte dell'esercito azero sostenuto da quello turco. E molti osservatori dicono che lì si stia preparando sostanzialmente una guerra dell'Azerbaigian nei confronti dell'Armenia. La Francia, quindi non l'Europa, ma la Francia, nei giorni scorsi ha mandato armi in Armenia. Le ragioni sono abbastanza note di questa scelta. In Francia vive la più grande comunità armena della diaspora. Però questo è il clima che si respira. E i turchi erano i grandi nemici degli armeni, va bene. Esatto, però potrebbe accadere. Allora, rispetto a questo, diciamo, focolaio di guerra, avendo tu fatto un accordo strategico con l'Azerbaigian, ma che cosa pensi di poter dire sul piano, diciamo, delle preoccupazioni umanitarie? È chiaro che ti senti impotente e paralizzato, sei costretto a tenerti dentro quello che vorresti o potresti sul piano, diciamo, politico-morale dire. E lo stesso discorso, via, si accennava la vicenda del Qatar. Cioè, questi sono paesi che noi da un lato consideriamo investitori istituzionali persino necessari dal punto di vista economico, li abbiamo in casa, gli abbiamo dato molto di più di quello che forse avremmo dovuto dargli, e al tempo stesso però sono una controparte politica su partite strategiche. Questo oggettivamente crea una posizione di impotenza. Gli Stati Uniti non hanno questo problema, non perché siano una grande potenza, ma perché hanno un tasso di indipendenza che è anche economica oltre che politica, e gli consente di fare scelte che l'Europa semplicemente non è in grado di fare. Energetica e di materie prime. Umberto, sì, no, io so. Manca il punto di equilibrio? No, manca il punto di equilibrio internazionale ormai da tanto tempo. Questo è chiaro, anche perché dopo il crollo del bipolarismo non si è più trovato un ordine internazionale davvero multipolare, quindi questo è un problema che noi ci porteremo appresso nella prossima fase. Però dammi soltanto 30 secondi per dire due cose. Guarda che il cronometro. Inizia da adesso. Primo. Se, e parlo a noi, al mondo dell'informazione, se noi avessimo un centesimo del coraggio e dell'onestà intellettuale che tu oggi puoi leggere sui giornali israeliani, li cito, Haaretz, Yediot Aharonot, Maariv, rispetto a come loro riflettono, e sono dentro una situazione drammatica, le criticità interne a quel paese, la comprensione di ciò che sta avvenendo lì, per il nostro pubblico sarebbe 10 volte superiore. Io sfido chiunque, Jacopo lo sa, io sfido chiunque, se noi pubblicassimo in Italia quello che gli editoriali di Haaretz, oppure cosa scrive dei territori palestinesi da anni personalità come Amira Hass o Gideon Levi ed altri, sarebbero tacciati di che cosa? Di antisemitismo. Perché hanno definito, tra le altre cose, editoriale di Haaretz, non di un giornale di Hamas, l'attuale governo israeliano come un governo in cui i ministri fanno a gara chi è più fascista, detto da Haaretz. Allora qui dobbiamo essere molto... E chiudo. Secondi. 30 secondi, li sforo per un'altra cosa. Quando c'era il problema... Noi siamo abbastanza anziani. Io vi posso dire che seguì tanto tempo fa una visita in Medio Oriente di un personaggio che ha fatto la storia di questo paese della Prima Repubblica. Il personaggio era Giulio Andreotti. Lo sai che cosa disse in quel viaggio? Quindi voi potete vedere. Beh, se io fossi palestinese, probabilmente sarei un terrorista. Andreotti. Erano le frasi di Craxi. Allora vorrei dibattito. Ricordare. Jacopo Tondelli, ti faccio una domanda. Tu dirigi un sito importante. Ecco, oggi molti giornali raccontano la storia di Omar e Omer, che sono due bambini di 4 anni, un israeliano e un palestinese, morti sostanzialmente nelle stesse ore. In rete gli odatori contro due bambini, portati via dalla guerra. Ebbene, qualcuno dice che un bambino è un'invenzione e che l'altro era un bambolotto. Quanto rischiamo le fake news in questo momento anche su Medio Oriente? Le fake news sono una conseguenza del fatto che una ampia
pezzo di opinione pubblica, per quanto minoritaria, ma molto rumorosa, è fortissimamente affezionata ai propri bias, come li chiamiamo, insomma, ai errori cognitivi, diciamolo, se no bias qui... Hai ragione. Sembra una parolaccia. I propri errori cognitivi e alla militanza affettiva per i propri errori cognitivi. Per cui nessuna storia, nessuna... dimostrazione precisa della realtà dei fatti riuscirà a convincere del fatto che un elemento specifico può essere dimostrato in un modo o nell'altro. Da questo punto di vista, diciamo, è pazzesco vedere come ogni volta, questa volta in maniera clamorosa per le dimensioni della faglia di conflitto che si è aperto, ma ogni volta che succede qualcosa tra Israele e Palestina, in Israele, in Palestina, riparte esattamente la stessa meccanica, per cui... E noi che possiamo fare, noi comunicatori? Beh, noi che facciamo informazione dovremmo intanto sforzarci, come dire, di mantenere la libertà, la serenità di giudizio fondata sui fatti, senza negare le sensibilità di ciascuno, ma ricordando che comunque l'equidistanza nell'osservazione resta una virtù, che non significa cancellare torti specifici e ragioni, che non significa negare la maggior forza di una parte e le maggiori colpe di un altro, ma diciamo anche questa cosa, che ormai quando uno dice che cerca di essere equidistante tendenzialmente da ambo le parti delle militanze viene trattato come un pusillanime, no? Come se poi invece quando ti danno a te del pusillanime loro si stessero mettendo l'elmetto per andare a combattere. A me sta cosa fa anche ridere, no? Che però qualcuno dal suo salotto di Roma o di Milano, non so se mi senti, dice sì, avere gli stessi strumenti a disposizione, perché la differenza è tutta lì. Scusami, mentre Israele, tu, quello che ci diceva anche il collega, c'hai l'opposizione, puoi verificare. Le notizie che arrivano a Gaza sono tutte da Gaza, filtrate da un'organizzazione, da Hamas, con nessuna possibilità di verificare. Hai perfettamente ragione, ma questo è uno degli elementi che bisogna poter dire con serenità e chiarezza a chi invece li prende la propaganda, diciamo così, di Hamas per oro colato. Ma questo vale anche dall'altra parte. Io sono molto d'accordo con De Giovannangeli che dice che certi editoriali, diciamo, di un giornale dell'area della sinistra sionista, come è Haaretz, perché è un giornale della sinistra sionista, di quel che resta, diciamo, del mondo laburista, sono molto critici, ed è vero che certe volte le voci critiche israeliane, se fossero portate così come sono in Italia, sarebbero trattate come voci estremiste. Jacopo, mi devo fermare. Io dico solo una cosa per concludere, poi la smetto. Noi abbiamo un privilegio, una fortuna, di non essere parte diretta di quel conflitto. Non rischiamo l'attacco terroristico sull'autobus, non viviamo chiusi a Gaza da quando siamo nati senza possibilità di uscirne. Questi sono privilegi che servono a osservare con il giusto distacco la realtà, perché non siamo parte di quel conflitto. Se una possibilità remota di mediazione esiste, sarà affidata a chi è nato e cresciuto in questo privilegio. Ecco, non dimentichiamocelo. Mi devo fermare, dobbiamo parlare rapidissimamente, vedrete, di finanziaria fra poco. Agnese Pini, allora, la maggioranza discute, è arrivata quella famosa bozza della manovra che a quanto pare è una bozza non autorizzata, così ci fa sapere il ministro dell'economia Giorgetti, contiene delle cose che poi spariranno, tanto che la premier Giorgia Meloni ha detto che di quella norma sul prelievo forzoso dai conti correnti proprio non se ne parla. Che sta succedendo? Un cortocircuito oppure circolano dei falsi documenti? Cerchiamo di spiegare a chi ci ascolta che i giornalisti pubblicano le cose che ricevono dai ministeri o dal governo, non è che se le inventano quelle robe lì. Questo lo diamo per scontato, non è più così, ma insomma
Diciamo che ovviamente i giornalisti hanno pubblicato quello che è stato loro dato da canali di comunicazione ufficiali, peraltro. Che cosa ci racconta questo grande cortocircuito comunicativo a cui abbiamo assistito nelle ultime ore, politico e comunicativo? Racconta soprattutto in maniera plastica, direi, delle tensioni molto 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 forti che ci sono dentro i partiti che compongono questa maggioranza di governo, che sono stati tenuti piuttosto sopiti anche da un punto di vista mediatico, diciamo ufficiale, nelle ultime settimane, in cui si stava preparando questa manovra finanziaria, in cui si stava scrivendo, mettendo nero su bianco questa manovra finanziaria, e che a un certo punto però poi sono esplosi in maniera appunto inattesa e piuttosto rumorosa ieri pomeriggio per bocca di Crippa, che ha rimesso in discussione alcuni che non sono punti banali della manovra, ma ne sono dei cardini, a cominciare dalla questione pensioni, per poi passare ai temi fiscali. Questo perché? E perché appunto no, è semplicemente un disvelamento di tensioni pregresse che c'erano già e che si sono accumulate negli ultimi mesi. Perché la manovra fase 1, quella che adesso è diventata non ufficiale, non vera, da non considerare, eccetera, 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 era una manovra che sostanzialmente, semplifico, ma questo è, lo abbiamo detto tra l'altro spesso negli ultimi giorni, disattendeva tutte le richieste elettorali, tutte le richieste di bandiera più identitaria, soprattutto della Lega, ma anche Forza Italia, non è che stappasse proprio lo spumante. Questo in virtù di che cosa? Di un appello a un rigorismo di fondo fatto dalla Premier Giorgia Meloni e anche da Giorgetti fin dall'estate, e poi da scelte invece politiche, più squisitamente politiche, perché anche con pochi soldi, diciamo così, a disposizione, poi le scelte sono sempre politiche e sempre di visione. Certo. E in queste scelte di politica e di visione, appunto, le istanze più care alla Lega, flat tax, pensioni, dico solo quelle più, appunto, quelle più evidenti, su cui ha costruito tra l'altro tutta la sua campagna elettorale Matteo Salvini, sono state semplicemente cancellate dalle priorità della manovra. È chiaro che questo è un tema economico, di visione, ma soprattutto un tema di equilibri dentro la maggioranza, equilibri che evidentemente faticano ancor più di quanto invece non si veda ufficialmente e non si racconti, perché in questo il centrodestra è molto più bravo rispetto al centrosinistra a mantenere, no, almeno un'apparenza, una facciata di maggiore unità e a fare meno polemica pubblica. Ieri però le parole di Crippa, quindi la Lega, sono state, direi, una sassata, molto dure, molto forti. E Bruno, il Consiglio europeo è in corso, hanno parlato di Medio Oriente, hanno parlato di Ucraina, adesso arriva il richiamo all'Italia sul famoso MES, quello che noi continuiamo a bloccare. Proprio stamattina il presidente dell'Eurogruppo, Donà, ha invitato Roma ad accelerare. Ma possiamo bloccare noi per un motivo sostanzialmente ideologico, perché approvare non vuol dire accedere al MES. Possiamo bloccare un meccanismo che è utile per altri, potrebbe essere utile per altri paesi? Ed io non direi per motivi ideologici. Dice la grande partita del patto di stabilità, e il MES è una delle contropartite. Cioè, io ti voto il MES se tu mi ascolti quali sono le mie esigenze per il patto di stabilità. Siccome sul patto di stabilità ancora non si hanno lumi chiari, è chiaro che questa cosa qui è uno degli strumenti, diciamo, di pressione che, certo, il governo italiano ha a disposizione. Lasciami dire una cosa, perché non vorrei essere troppo assolutorio nella nostra categoria di giornalisti. È vero che i giornalisti pubblicano quello che gli viene dato, ma è anche vero che alcuni colleghi, soprattutto dipendenti da testate in cui gli editori non sono affatto editori puri ma hanno interessi di lobby, interessi economici, hanno poi dei legami con funzionari o anche con personaggi politici secondo piano, e, come dire, su 5 bozze trovano quella che più in quel momento può dar fastidio e fare rumore, e quindi
è come con la giustizia, è vero che le cose escono dai tribunali perché le fanno uscire i magistrati, ma è anche vero che ci sono colleghi che stanno alla corte di determinati magistrati e per cui sono quelli che poi possono chiedere e ricevere le cartucelle. È un vecchio gioco che purtroppo in Italia continua, poi non solo in Italia, perché poi noi tante volte ci autoflagelliamo, ma che andrebbe, forse varrebbe la pena che smettessimo tutti di a giocarlo. Umberto e Giovannangeli, il governo dovrebbe arrivare, questo ci aveva detto Salvini il giorno della presentazione della manovra, senza emendamenti. Questo era l'obiettivo perché dimostrava saldezza. Le liti quindi vanno fatte prima e questo sta accadendo. Le liti, le discussioni, gli aggiustamenti vanno fatti prima alla manovra, prima che arrivi in aula. Ma l'opposizione sta toccando poco palla però, perché no. Salvo i sindacati, due che hanno annunciato sciopero, per il resto... il governo fa il governo e l'opposizione. Cioè ci sono dei partiti, per dire un tempo quando si parlava del Partito Comunista, un partito di lotte di governo, dentro il governo c'è appunto quello che si diceva, partiti che si fanno, e questo è drammatico per l'opposizione, perché poi quando Giorgia Meloni esce nel suo discorso alla Camera siete nervosi, io più che al nervosismo di Conte e il ruggito del coniglio oppure anche del Partito Democratico, io avrei guardato i fratelli coltelli che stavano nel banco, diciamo così, del governo. E lasciami dire che c'è anche un'altra questione, e cioè la questione che un paese che ha un debito pubblico mostro come l'Italia non può permettersi di giocarla troppo, di tirare troppo la corda in Europa, perché parliamoci chiaro, Giorgia Meloni ha detto tanto noi governeremo altri 4 anni, il vero problema casomai non è dato dalla Schlein e da Conte, è dato dall'Europa. Certo. Questo è il problema, voglio dire, e questa è anche la storia passata. Tondelli, oltre al deficit sono arrivate una serie di microtasse per finanziare la manovra, come è evidente, anche perché poi non si poteva fare tutto in deficit. Ma non siamo arrivati già oltre il fondo del barile da quella parte per chi paga tutto, microtasse e soprattutto le tasse vere e proprie? Ma saremmo anche arrivati al fondo del barile, però d'altronde altri modi non ce ne sono, anche perché in sostanza assieme all'Europa c'è un'altra entità da rassicurare ogni volta, che sono i mercati. E evidentemente quella misura, l'aumento della tampon tax, come l'aumento della cedolare secca sugli affitti che leggevo sui giornali di stamattina, non piace a Forza Italia, quindi sarà uno dei fronti di attacco. Tra l'altro sono tutte misure che quando le proponeva o le faceva un governo di un altro colore vedevano sulle barricate Meloni e Salvini dicendo che si attaccava il sacrosanto diritto della proprietà privata. No, ma è ovvio, tanto altri modi non ce n'è. Cioè poi quando governi, no, di altri modi non ce ne sono, quindi o hai una prospettiva di lungo periodo davvero solida e compatta e comunque complicata, oppure lavori ai margini, come si dice, e quello che puoi trovare di qua lo devi tagliare di là. Adesso si parla di 8 miliardi, 9 miliardi che sono saltati fuori da questa nuova ridisegno fiscale, tutto sulle aliquote, se ho capito bene, per quel che se ne sa adesso, e evidentemente questa è un modo per arrivare a scavallare, diciamo in maniera sostanzialmente credibile, diciamo così, la manovra e arrivare vivi alle europee. Poi si vedrà. Professor Campi, ho 2 minuti per lei, per un altro dei grandi paradossi italiani. Il MES, che era la grande opportunità di modernizzazione, sembra divenuto un inciampo, una difficoltà, un problemone, cioè quasi ce ne vorremmo liberare perché non riusciamo a realizzare tutto quello che si dovrebbe. È così? Il PNRR, il PNRR, errore mio, PNRR naturalmente. No, è chiaro. Lapsus. No, ma in realtà secondo me rimane un orizzonte strategico importante, specialmente per un governo che ha a sua volta l'intenzione di operare fino a fine legislatura. Questo governo non poteva immaginare una congiuntura così difficile. Quando si è presentata, secondo me l'ha affrontata nell'unico modo serio
in cui poteva farlo, cioè stringendo al massimo i cordoni della borsa, considerando i problemi strutturali del nostro paese e andando a fare operazioni che sono, diciamo, molto convenzionali, però assolutamente necessarie in questa congiuntura. Peraltro io non penso che questo poi abbia dei riflessi politici negativi sulla tenuta del governo. Qui forse dovremmo intenderci sul significato della parola tensioni. Questo è un governo di coalizione. Le coalizioni sono per definizione aggregati di partiti che poi naturalmente hanno interessi diversi. Se poi da questo si La sua frase ci porterebbe lontano, professore. La sua frase ci porterebbe lontano. Non c'è bipolarismo. Non c'è bipolarismo o tripolarismo, non c'è. Abbiamo quello che passa al convento, esatto. Un classico governo di coalizione in cui soprattutto nell'imminenza degli appuntamenti elettorali i partiti tendono in qualche maniera a riappropriarsi della loro libertà, corretto, di manovra. Domanda, tutto questo poi incide sulla tenuta del governo? Risposta, no, secondo il mio punto di vista. Sono d'accordo. Come no? Cioè mi pare che le tensioni, cioè allora nessun governo poi è arrivato alla fine della legislatura e no, quindi la dimostrazione è che, okay, sì, però, che il diciamo, nuovo sistema italiano funziona relativamente. Sì, ma in questo caso non incide sulla, no, però in questa congiuntura non credo. Esatto. No. Può darsi, vedremo, anche perché ancora c'è molto tempo, siamo alle bozze della manovra, vedremo quale, sì, manovra, no, ma perché quale se, manovra uscirà. Se i sondaggi non sono marziani, no, i sondaggi marziani, sono ottimi per la, cioè, i, se domani la Meloni, come dice, basta, non mi faccio logorare e dice vabbè, torniamo a votare, la situazione è che aumenta Fratelli d'Italia e si ritrova il centrodestra a dover fare quel tipo di alleanza. Quindi Giorgia Meloni dice una cosa giustissima: io sono stata eletta, ho una maggioranza e posso governare 5 anni, poi si vedrà. Grazie a Bruno Socillo, a Agnese Pini, al professor Campi, a Jacopo Tandelli e a De Giovannangeli. Ora c'è Coffee Break, domani mattina alle 8, come sempre c'è Omnibus. Grazie, buon proseguimento di giornata.